Ci troviamo nella provincia di Mondulkiri, è una provincia a nord-est del paese, circa 300 km dalla capitale Phnom Penh. Siamo quasi al confine con il Vietnam, anzi il confine con il Vietnam si può vedere anche da qui. Questa provincia è particolarmente in difficoltà per vari motivi, innanzitutto perché è abbastanza lontano dal centro e poi anche perché qui vivono diverse minoranze etniche. Il 66% della popolazione infatti è costituita non da Khmer ma da altre minoranze, prime fra tutti quella dei Bunong. Minoranze etniche significa lingue diverse, culture diverse, religioni diverse, abitudini. Quindi il popolo, la popolazione di questa provincia vive veramente molto distaccata dal resto del paese. Qui sovvenzioni di infrastrutture ne sono sempre arrivate veramente poche. In una situazione come questa la vita di mamme e bambini è particolarmente difficile. La mortalità infantile è molto elevata, i villaggi sono sparpagliati in un territorio molto vasto, c'è un unico grosso centro che è Semon Orom, gli altri sono tutti villaggi veramente molto lontani uno dall'altro e molto difficilmente raggiungibili nella stagione delle piogge. E quindi la maggior parte delle donne partorisce in casa, in case che sono prive di ogni conforto, dalla luce all'acqua. Purtroppo si calcola che in questa zona ogni 1000 bambini nati vivi 88 muoiono. Chai ha avuto un grosso sostegno per la realizzazione di questo progetto da un finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano. Per realizzare questo progetto Chai collabora con altre ONG e soprattutto con una ONG locale che ha proprio il compito di tenere i rapporti con le comunità locali. La partecipazione della popolazione al progetto è fondamentale per la buona riuscita del progetto stesso e per questo è importante avere dei partner che ben conoscano la popolazione, gli usi, i costumi, le lingue, perché sono tante e diverse fra loro. Questo progetto coinvolgerà un numero molto elevato di bambini, si calcola attorno ai 14.000 fino ai 5 anni, e delle loro mamme. Questo progetto si articola in vari tipi di attività. Si va dai corsi di cucina che vengono fatti alle mamme per insegnar loro a preparare dei cibi equilibrati dal punto di vista nutrizionale e soprattutto preparati con materie prime che sono di facile reperibilità, che loro possono coltivare nei loro campi, alla sensibilizzazione rispetto all'importanza di essere seguite durante tutta la gravidanza e nel momento del parto, alla somministrazione di medicinali, di controlli periodici nei diversi villaggi con una mobile clinic, cioè una jeep che riesce con personale adeguato a raggiungere anche i villaggi più remoti e periodicamente mettersi a disposizione della popolazione di questi villaggi proprio per controllare lo stato di salute dei bambini e delle mamme. Siamo nel villaggio di Lao Ka. L'equipe del Chai è qui con la mobile clinic e con l'infermeria dell'ospedale per fornire cure ai bambini e alle mamme. Aux enfants et femmes enceintes de ce village. Chaque mois, on fait. Ogni mese la mobile clinic visita 6 villaggi. In ogni villaggio la mobile clinic passa 2 volte alla settimana. La prima volta fa le visite e dopo qualche giorno torna a controllare come stanno i bambini malati dopo aver ricevuto le cure. Viene anche fatta formazione alla nutrizione per mamme e papà. Ad ogni passaggio della mobile clinic vengono visitati tra i 30 e i 50 bambini e dalle 5 alle 10 donne incinta, a seconda della grandezza del villaggio. Le donne vengono seguite per tutta la durata della gravidanza e poi fino a che il bambino ha 2 anni.
Tutte le medicine sono fornite gratuitamente, così come gratuite sono le visite. Uno dei problemi che abbiamo dovuto superare è stato quello della timidezza delle donne, non abituate a farsi visitare. Molto spesso questa timidezza viene alimentata dal fatto che medici e pazienti non parlano la stessa lingua. Il fatto di avere personale e soprattutto un'ostetrica che parla la lingua Bunong è stato vincente. L'incontro con il personale della Mobile Clinic si svolge in quattro fasi. La prima è la visita del bambino, temperatura, peso, altezza e pressione. Poi vengono intervistati i genitori o chi ha accompagnato il bambino per cercare di costruire una cartella medica. Poi viene fatta la diagnosi sulla base della visita effettuata e infine vengono somministrate le medicine. Allora, questo sarebbe l'equivalente al nostro libretto pediatrico. Quindi qui, da quando il bambino è nato, il Ministero de Salute dà questa carta con la foto del bambino, la data di nascita e si mettono tutte le vaccini. E quando il bambino è malato, quindi quando le donne arrivano, devono portare questo e così noi possiamo aggiornare. Vedi? E sono molto contenta che la Mobile Clinic arrivi nel mio villaggio, altrimenti non saprei cosa fare per curare i miei figli. Ne ho tre. Il più piccolo è nato un mese e quattro giorni fa e il più grande ha 5 anni. Oggi sono qui perché due di loro sono malati. Ho 22 anni, mi sono sposata a 16 anni. L'ultimo figlio l'ho avuto in ospedale e ho potuto vedere la differenza. Ho ricevuto cure e vaccinazioni. Durante la gravidanza mi sono fatta controllare ogni mese. Ho 26 anni e sono qui perché il capovillaggio ci ha informati ieri dell'arrivo della Mobile Clinic. Durante tutta la gravidanza mi sono fatta seguire e sono andata all'Health Center per partorire. Questo è il mio secondo figlio e non so se ne avrò altri. Ma non voglio averne tanti, perché i figli vanno curati bene e noi non abbiamo abbastanza soldi. Questa che vediamo è una delle tipiche antiche case Bunong, della minoranza etnica dei Bunong. Sono case molto semplici da allestire e da smontare, perché in realtà il popolo, l'etnia Bunong era un'etnia nomade e si spostavano nelle varie zone di questa regione a seconda delle rotazioni delle culture. Lavoro come contadina e ho due figli, ma ho deciso di rendermi disponibile a collaborare a questo progetto perché credo sia molto importante per la salute delle donne e dei bambini. Conoscendo bene le condizioni di vita di queste donne, le loro storie personali, posso capire bene le loro esigenze e i loro problemi e ho anche la possibilità di adattare il mio linguaggio alla persona che ho di fronte, alla sua capacità di comprendere e assimilare il messaggio. Quando incontro queste donne, c'è sempre con me la levatrice, una donna ben conosciuta nei villaggi di cui tutti si fidano. È anche per questo che ottengo la fiducia delle donne a cui mi rivolgo. Spieghiamo alle donne quanto sia importante andare dal medico regolarmente, fare tutti i controlli necessari durante la gravidanza. Sono all'ottavo mese di gravidanza e aspetto una bambina. Ho fatto 2 volte uno screening completo e ogni mese faccio il controllo e per partorire andrò in ospedale. Cosa sogno per mia figlia? Che vada a scuola e che diventi un'insegnante. Non voglio avere tanti figli, ma solo 2 femmine e 2 maschi. Lavoro come sarta e mio marito sta costruendo un nuovo laboratorio qui di fianco alla casa. Così, dopo che la bambina sarà nata, potrò continuare a lavorare. Ho 33 anni e sono molto felice di diventare padre per la prima volta. Ho capito che è importante che io sia vicino a mia moglie in questo momento e quando nascerà la bambina. Come padre, credo che il mio compito sia quello di trovare i soldi per dar da mangiare ai bambini. Da bông hà.
Tutto ha cominciato qui, nell'ospedale di Samonorom, a Mondurkiri. Con la fabbrica del sorriso abbiamo cominciato il progetto della Mobile Clinic. Oggi, con il progetto Equity, l'ospedale continua a svolgere un ruolo fondamentale. Ci troviamo di fronte ad una delle case in cui vengono realizzati corsi di cucina all'interno del progetto Equity di Chai. I colpi che sentite qui sotto, che danno il ritmo a quello che io vi vorrei raccontare, sono i colpi delle donne che stanno affettando le verdure all'interno. Perché è importante fare corsi come questi? Perché purtroppo le donne nei villaggi si erano abituate a comprare prodotti preconfezionati, assolutamente privi di nutrimento, assolutamente inadatti ai bambini e oltretutto quando i soldi finivano i prodotti preparati non si potevano comprare più. Allora sono state predisposte proprio delle tabelle, ecco, vi faccio vedere alcune, queste sono in lingua Khmer ovviamente, in cui vengono spiegati bene, illustrati bene alle donne le quantità, gli alimenti, le quantità adatte ad ogni ciclo dell'età dei bambini. Quindi le donne vengono invitate, le donne dei villaggi vicini vengono invitate a fare questi corsi di cucina, viene spiegato loro quali sono gli ingredienti più adatti per preparare i cibi più nutrienti e così sono in grado di dar da mangiare ai loro figli qualcosa di veramente nutriente, di veramente adatto alle diverse età e soprattutto di reperibile in loco, perché tutta verdura. Poi c'è della carne, ci sono le uova e loro, come avete potuto vedere, hanno animali da cortile, hanno la possibilità di coltivare, quindi veramente saper utilizzare i loro prodotti è fondamentale. Il progetto Equity è sostenuto dal Ministero delle Affari. Il progetto è realizzato grazie al finanziamento della cooperazione italiana ed è realizzato da quattro partner. Chai, con esperienza decennale in Cambogia in generale, e a Mondulkiri su infanzia e partecipazione comunitaria. Il secondo partner che è l'ONG MIPAD. MIPAD, organizzazione locale che lavora per migliorare le condizioni della popolazione. Il terzo partner che è WeWorld. WeWorld, organizzazione italiana che lavora per rafforzare la società civile e le capacità delle organizzazioni locali. E Magna, che lavora su salute materna e la nutrizione. C'est plus accepté, je pense, mais là, c'est plus accepté.